penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. E allora, benissimo, salve a tutti, buongiorno, buongiorno da Roberto. Cantare. E da... Benvenuti in questa nuova radio che si chiama Volare, proprio perché, insomma, noi siamo, cara Alessia, lo diciamo anche al pubblico, siamo salentini, quindi per chi non lo sapesse, il Salento si trova al sud Italia, quindi in Puglia, e quindi abbiamo deciso di dedicare questa radio streaming al nostro grande personaggio musicale che è Domenico Modugno. Ma oggi non parleremo di Domenico Modugno, ma bensì di un grande gruppo che, cara Alessia, qual è? I Queen. Parleremo dei Queen. È un gruppo famosissimo. E apriamo con quale canzone? Radio Gaga. E allora ascoltiamo Radio Gaga.
dicevamo all'inizio, oggi parleremo di questo famoso gruppo, i Queen, che come ben sapete sono un gruppo rock britannico formatosi a Londra nel 1970 e composto dal cantante e pianista famoso Freddie Mercury, dal chitarrista Brian May, dal batterista Roger Taylor e come ultimo il bassista John Deacon, che purtroppo abbandonò la band nel 1997. Ebbene sì, non solo, poi bisogna aggiungere anche che la band ha venduto oltre 300 milioni di dischi. Tra le più importanti canzoni del quartetto si ricorda proprio Bohemian Rhapsody, proclamata sia dalla critica sia dai sondaggi popolari la miglior canzone di tutti i tempi. E nonché, insomma, c'è stata una grossa novità, che è stato quello dell'anno scorso. Il film, appunto, Bohemian Rhapsody, che è un film diretto da Bryan Singer. La pellicola, appunto, ripercorre i primi 15 anni del gruppo rock The Queen, fin dalla nascita del band nel 1970, appunto, fino al concerto Live Aid del 1985. Il budget è stato altissimo, infatti è stato di 52 milioni di dollari, con un incasso al 21 gennaio di quest'anno di quasi 800 milioni di dollari. Ma non basta, poi bisogna aggiungere anche una grossa curiosità, che è stata la realizzazione da parte di una scuola teatrale di Novara di la nuova versione di Bohemian Rhapsody, che l'ha condivisa con estremo piacere il chitarrista dei Queen, Brian May. Ma ascoltiamola questa versione, perché è anche molto molto bella. Just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and threw it all away. Mama, of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his responsibility. Is he come, is he gone, will you let me go? Mamma mia, mamma mia, let me go. The answer book has a devil put aside for me, for me, for me. Mamma
E allora, benvenuti e ritornati nello studio. Bene, allora, dopo questa fantastica riproduzione di Bohemian Rhapsody, cari Alessia, bella questa, bella, molto bella. Ma ci sono anche altre versioni che poi, se volete, potete ascoltarle su internet, tra cui anche la versione, se non lo sa, c'è una versione napoletana. Bello, che è fantastica, che è fantastica, ma che comunque un giorno la riprodurremo qui in radio, quindi la scaricheremo e la proveremo a farvela ascoltare, che è molto carina, ovviamente in tutta in versione proprio napoletana, solo la base musicale di Bohemian Rhapsody originale, però cantata da due importanti cantanti napoletane, due donne, la fanno molto molto bella. Comunque, a parte questo, bisogna parlare anche di questo logo particolare che loro hanno, cara Alessia, che dici? Descriviamolo questo logo, che forse non tutti lo sanno, come è composto e perché è composto in quel modo. E infatti io di questo personalmente non ne sapevo. Mercury voleva per il proprio gruppo un simbolo che evocasse appunto i valori del Regno Unito, cioè eleganza, patriottismo e regalità. Per questo motivo il logo si basa sullo stemma reale degli UK. Le figure incluse nello stemma rappresentano appunto i segni zodiacali, che personalmente... dei quattro componenti della band, i due leoni che identificano Taylor e Deacon, il granchio raffigura il cancro, segno di May, le due fate bianche simboleggiano infine il regno zodiacale di Mercury, la Vergine. Ebbene sì, Alessia, dopo i quattro segni zodiacali bisogna anche aggiungere che al centro dello stemma, circondato dai quattro segni zodiacali, c'è proprio la Q di Queen, nonché sormontato anche dalla corona reale della sovrana britannica e un anello di fiamme che richiama, ovviamente, c'è proprio il richiamo alla corona. Ovviamente tutto circondato da colori come il giallo e l'arancione, che sono i principali colori dello stemma, che trasmettono sia energia che potenza, mentre una sfumatura di porpora tonalità regale per antonomasia compone la fascia che forma la Q. Insomma, tutti gli elementi sono infine sovrastati da una grande fenice con ali spiegate, e questa fenice è un animale mitologico non conosciuto anche per la sua immortalità e speranza. Ebbene sì, queste sono le varie, per chi non lo sapesse, queste sono le varie curiosità, insomma. E quindi io direi di ascoltare un'altra bellissima canzone che a me piace tanto, e che è The Show Must Go Home. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Whatever happens, I leave it all to
The show must go on. Ebbene sì, allora, insomma, alla fine non c'è niente da fare. I Queen trasmettono grande entusiasmo, grande forza nelle loro canzoni, nella loro musica. E quindi si sa, all'epoca, quando c'era Freddie Mercury, era il frontman della band, riusciva veramente a portare il pubblico all'estremo dell'entusiasmo, dove si riempivano veramente le grandi, le piazze, anzi, diciamo, veramente i parchi erano stracolmi per il grande frontman dei Queen, che era Freddie Mercury. E niente, allora, poi dopo, insomma, visto che ci è venuta un po' fame, stavo pensando, a me, io ho voglia di pavesini, tu? Esatto, pure io. E allora c'è una canzone dei pavesini. Chi se la ricorda, chi se la ricorda? Chi se la ricorda, non lo sappiamo. Dilla tu, dilla tu, dilla tu. Crazy Little Things Called Love. Oh, e allora ascoltiamo. Ebbene sì, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa
prima puntata. Speriamo che vi sia piaciuta, insomma. Abbiamo soddisfatto un po' tutte le esigenze, curiosità, no, non credo, perché insomma ci vorrebbero anni, cara Alessia, a descrivere la storia dei Queen, insomma. E allora, poi dobbiamo dire al nostro pubblico anche di cosa parleremo nella prossima puntata. Dillo tu, dillo tu. Parleremo di un altro famoso cantante, Andrea Bocelli. Ebbene sì, del grande Andrea Bocelli, insomma, delle sue meravigliose canzoni, non solo della sua straordinaria voce, della sua capacità canora. Ebbene sì, e allora noi vi salutiamo con un'altra bellissima canzone, quindi facciamo la chiusa con un'altra bellissima canzone dei Queen, del titolo We Will Rock You. Alla prossima, balliamo, ciao! A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We'll be right back.
I'm just remembered.